Lo psichiatra Maurizio Marguglio, incaricato dal GIP del Tribunale di Sciacca, Antonio Cucinella, ha depositato la perizia effettuata su Daniele Alba, il meccanico di 35 anni, che lo scorso 23 maggio accoltellò i figlioletti di 3 e 6 anni e la moglie, con il parere dell'assoluta incapacità di intendere e volere al momento del triplice tentato omicidio e del sequestro di persona. Lo specialista era chiamato a rispondere alla domanda su cui verte l'intero procedimento. Alba era in grado di intendere e volere? Per il perito, almeno in quel momento, no. La valutazione adesso impone alla Procura della Repubblica di Sciacca di adottare nuove determinazioni. Per questo motivo il GIP ha respinto le carte dell'inchiesta agli inquirenti, che dovranno riformulare nuovamente le accuse alla luce di quanto emerso dalla perizia psichiatrica. Il perito ha comunque ribadito la pericolosità sociale del meccanico in carcere ormai dal 23 maggio scorso. Un giorno in cui la piccola comunità di Giangiani l'ho ricordata molto bene, purtroppo. Alba, al culmine di una lite avvenuta nell'appartamento nei pressi di Piazza Puccini, accoltellò prima la moglie per poi scacciarsi con due figli di 6 e di 3 anni. Mamma e figlio riuscirono però a fuggire nonostante le ferite, mentre la bambina rimase barricata in casa col padre. Soltanto dopo alcune ore, grazie all'intervento di un negoziatore dei carabinieri, il meccanico liberò la bambina. Alba si consegnò ai carabinieri nel tardo pomeriggio di quella giornata di follia, rischiando di essere linciato dalla gente che nel frattempo si era radunata sotto la casa. La moglie, che riportò ferita a volte alle braccia, fu la prima a essere dichiarata fuori pericolo. I bambini subirono invece delicati interventi, più grandi alla testa, per l'estrazione della punta del coltello che nella ferocia dell'aggressione gli era rimasto conficcato nel cranio. La sorellina alla mandibola per ridurre le fratture provocate dal coltello. Daniele Alba, difeso dagli avvocati Gaudio e Burgio, è accusato di triplice tentato omicidio, maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di un proiettile. Moglie e figli di Alba sono rappresentati dall'avvocato D'Angelo. L'inchiesta è coordinata dai PM Brunella Favara e Alberto Gaiato.